La sorpresa è stata annunciata questa mattina dall'associazione che organizza la kermesse. In via del tutto eccezionale sarà ospite della Corsa degli Zingari di Pacentro Osvaldo Bevilacqua. In molti lo conosceranno principalmente per la conduzione di Sereno Variabile, l'unico giornalista italiano entrato nel Guinness World Record per il programma TV di viaggi di più lunga durata nel mondo. Il suo desiderio di conoscere la manifestazione lo porterà il prossimo 4 settembre a Pacentro alla tradizionale Corsa degli Zingari. Quella di Bevilacqua non è l'unica presenza di rilievo, tant'è che il programma completo del weekend è stato presentato questa mattina in conferenza stampa. 3 giorni di festa, lo street food, poi la presenza della madrina Manuela Arcuri per tutta la durata della manifestazione e ancora la corsa nella corsa, ovvero la candidatura UNESCO che ha avuto nei giorni scorsi l'imprimatur del Consiglio Comunale, come ricordato dal sindaco Guido Angelilli. Si è consolidata anche quest'anno la collaborazione tra l'associazione Corsa degli Zingari, presieduta da Giuseppe De Kellis, che ha fatto uscire la manifestazione al di fuori dei confini territoriali e la Confraternita di Santa Maria di Loreto. Abbiamo deciso ogni sera di includere un artista di fama nazionale proprio per incentivare, di invogliare la gente a venire a Pacentro per due motivi. Il primo è conoscere il nostro meraviglioso borgo, ma il motivo principale è per conoscere questa manifestazione che, come ogni anno, sta acquisendo una importanza sempre più rilevante. E approfitto della vostra, diciamo, disponibilità e cortesia per annunciarvi il colpo a sorpresa dell'associazione di quest'anno, Last Minute. Verrà come ospite d'eccezione in diretta Osvaldo Bevilacqua, il noto giornalista della RAI, che sarà nella diretta tutta la corsa e la trasmetterà sui suoi canali social. Venerdì alle 18, 2 di settembre, con l'apertura dello street food. Alle 21 ci saranno le Camomillas, che sono un gruppo di ballerine che supportano Nunzio il ballerino, con una band successivamente locale che fa un po' di musica di intrattenimento. Poi passiamo al sabato, sempre l'apertura dello street food alle 18, e per poi avere un DJ che aprirà le danze alle 21:30, per poi avere i big di RDS che saranno qui dalle 21:30-22 fino a oltranza. La domenica abbiamo Manuela Arcuri, che sarà la madrina dell'evento, che sarà qui dal pomeriggio per presiedere la corsa di Zingarelli, sarà nella diretta, e per poi finire la sera con la premiazione degli Zingari e aprirà il concerto dei Cugini di Campagna. Non per ultimo, ma secondo me forse anche più importante di tutto, quest'anno avremo le Poste Italiane, ci hanno scelto come cartolina e quindi come annullo filatelico. Quindi prima del concerto la domenica ci sarà l'inaugurazione, il timbro da parte di Manuela Arcuri, dove ci sarà il primo cittadino, io e il priore della confraternita Piero Paletta, che faremo questo rito di Poste Italiane. È particolare per molte ragioni. Una è che siamo fuori Covid, quindi questa volta faremo la corsa vera, aperta a tutti. Ci tengo pure però a sottolineare che a Pacento la corsa dei Zingari si è fatta anche in pieno Covid, quindi l'abbiamo fatta, siamo stati gli unici forse in Italia che non si sono fermati per il Covid. E quindi quest'anno sarà una corsa ancora più bella per questo motivo. Poi un anno molto interessante perché abbiamo dato il via al riconoscimento della corsa come patrimonio culturale e materiale della comunità, che è il primo passo per poi puntare al riconoscimento nazionale con le linee guida che il Ministero sta emanando proprio in questi giorni, e poi puntare invece al riconoscimento dell'UNESCO. Sono passaggi non semplici, non garantiti, sicuramente ci sarà da lavorare molto, ma siamo pronti.